Tutto a posto. Uè, eccoci qua. Eccoci. Ciao Guglielmo, come stai? Bene, voi come state? Ci siamo riusciti, è più facile. Ci siamo riusciti. Allora, comunque cioè, abbiamo visto che in questo periodo stai impegnato, non è che insomma, stai lavorando, quindi. Sì. Grazie a te per averci trovato del tempo. No, ma figurati, sono molto contento. Innanzitutto come state? Sei ripreso dal pranzo di Ferragosto? Come state? Ma guarda, io Ferragosto l'ho fatto lavorando, per cui, e poi non sono un grande pranzatore, sono più un cenista, per cui ho preso delle discrete sbronze sul palco, mi sono divertito. Ho visto che avete fatto un ottimo live con l'orchestraccia. Devo dire che stanno andando veramente bene i concerti, sarà che la gente c'ha molta voglia, ma chi resta ha proprio voglia di divertirsi, vedo questa cosa, li vedo proprio entusiasti. Ti chiedo subito se mi senti bene perché... Perfettamente, tu sei in aperta campagna, dove sei? Io sono in aperta campagna, io sono nei pressi della radio, noi ci troviamo, non so se conosci la mia casa, siamo venuti, si trova in zona di Burtina, qui vicino c'è un parco, e mi ero andato a fare anche due passi un po' perché fa molto caldo, un po' all'ombra, quindi ho camminato un pochino. Bravo, e quindi... però pure tu sei romano, vedo, bene. Io sono romano, sì, sono romano, sono nato in zona Quadraro, adesso mi sono trasferito in zona Centocentro. Bene. Tu in che zona di Roma ti trovi? Io sono in Vaticano, ogni tanto comunico col Papa, ci facciamo delle chiacchierate, diciamo. Io intanto faccio una brevissima intro di quello che è Guglielmo, di quello che si trova su Wikipedia e tanti altri siti, che recita: Guglielmo Poggi, attore di TV, cinema e teatro. Nato nell'11 aprile del 91, tra l'altro io sono del 17 aprile invece, quello del 95. Ariete. 31 anni, di Roma, specificato in questo momento zona Vaticano, lui e il Papa. Ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia. Primo reboot a 20 anni con Viva l'Italia di Massimiliano Bruno. Insomma, parliamo di un filmone. Sì, grande film. Ti chiederei subito com'è stata questa prima esperienza lavorativa come attore in quel film di Massimiliano, perché che salutiamo tra l'altro perché infatti, insomma, è successo. Sì, è stato cominciare con una bugia praticamente, perché abbiamo fatto un grandissimo incasso e io ho pensato che il cinema fosse quello, grandi incassi, poi è andato tutto a rotoli nel giro di pochi anni, ma insomma sì, si facevano i film con le star, io ero vicino a Gassman, a un allora... Non dico sconosciuto perché aveva già fatto Romanzo Criminale, però insomma io condividevo il camerino con Edoardo Pesce, quindi insomma era una... E poi il cast era pazzesco, c'era Michele Placido, c'era Bova, c'era Edoardo Leo ancora, che era proprio sulla rampa di lancio in quel momento, cioè, era un bel castone importante, quindi mi son divertito. E poi Max ha fatto parte della mia vita professionale in maniera continuativa, perché poi ci ho fatto Beata Ignoranza anni dopo e comunque insomma è stato cruciale, senza quel primo film probabilmente non sarebbe arrivato Smetto Quando Voglio, e quindi tutto insieme. Sono in una condizione terrificante come puoi vedere, ma del resto si squaglia, come si dice tra The Camp. Sì, non sto mettendo l'aria condizionata per una mera questione di ambientalismo, ma porca miseria, sto a squagliar proprio, non so se mi vedi, ma sto... Vabbè. No, ma fa proprio caldo, infatti... No, non parti, non vai in vacanza... Ora vediamo, appena finisco ci vado. Magari, ti dico subito che se tu ti aspettavi una diretta molto radiofonica, molto formale, non lo è per niente. Bene, sono non è proprio per niente. No, più tanto ne rifaremo una quando... Cioè, non al 15, ma al 16 d'agosto stanno tutti al mare, poi una volta la facciamo anche... Sì, no, ma tanto considera che le nostre dirette rimangono salvate sul nostro profilo Instagram. Sono rovinato. Ecco, sono rovinato. Qualsiasi cosa dici se è rovinato. Tra l'altro, abbiamo avuto pochi giorni fa l'ospite Andrea Venditti, che ti saluta, ti saluto. Ma abbiamo visto che non sei solamente attore, perché sei anche cantante e musicista, in primis con gli Eretica, che ha suonato in alcuni club romani, non solo, e poi appunto con l'orchestraccia abbiamo visto che insomma stai facendo un tour micidiale. Un tour, già che ci siamo, sponsorizzo anche questa cosa, dal 18, quindi fra due giorni, tre, due, non mi ricordo, fra due giorni c'è la nottataccia su Rai 2 in seconda serata, tutti i giorni, quindi è una cosa insomma... Molto bella questa, perché è una cosa che io ho scritto, ci venne questa idea durante il Covid a me e a Marco Conidi, l'abbiamo scritta insieme a Paolo Logli e poi l'abbiamo realizzata, insomma,
prima per Rai Play, adesso su Rai 2, ed è una cosa molto bella. È stata per me una grande occasione fare l'autore televisivo, non pensavo mai ci sarei arrivato, invece. Una bella soddisfazione, eh? Eh sì, no, molto bello, devo dire, proprio quando vedi un programma che hai scritto tu, lo vedi nascere, insomma, con un sacco di ospiti, con Bennato, insomma, gente anche un po' di rilievo, per cui abbiamo potuto dividerci con Noemi il palco, insomma, è stata una cosa, devo dire, veramente, veramente bella. Quindi. Tornando un po' alla tua, cinematografia, filmografia, abbiamo visto che poi dopo il primo film che hai fatto con Massimo Bruno, Viva l'Italia, sono susseguiti una serie di filmoni, io li reputo filmoni. Tra l'altro, uno di quelli che mi piace di più tuo è stato Il Tuttofare con Sergio Castellitto, anche che lì hai proprio vissuto le parti di, oltre che di coprotagonista, perché poi sei tu e Sergio Castellitto, diciamo, quindi sei coprotagonista a tutti gli effetti, le parti di un praticante dentro uno studio di avvocati, in questo caso il principe del foro, un po' che era Sergio Castellitto. Oltre a un gran lavoro di recitazione, perché sarà un film non facile, credo, vero? Perché ho visto che, insomma, verso da metà film in poi diventa, insomma, un film non proprio facile da pensare nei panni di attore. Come è stato? È tosto. Io mi ricordo che fu proprio faticoso, 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 sparatorie. Poi fu l'estate, prima di questa, credo sia stata forse l'estate più calda che si sia registrata. Fu proprio un'estate di un caldo record. Noi giravamo a luglio, se non mi ricordo male, ed eravamo sotto il sole a mezzogiorno con i completi, le cose. Io avevo questo ruolo, salta di qua, picchia quello, evita gli spari, insomma. Però divertentissimo. Poi, sai, era dopo il nostro ultimo, che è stato il primo film da protagonista che ho fatto, ma che era cinema indipendente. È stato il primo film da protagonista grosso. Tra l'altro, è stato ovviamente inutile nascondersi, è stato anche quello che mi ha poi dato un po' un lancio alla carriera, perché ovviamente aver vinto il Nastro d'Argento, ma anche, insomma, tutto un po' il mondo degli addetti ai lavori, non è che sta proprio, cioè, le cose arrivano, diciamo, il bello e il brutto del nostro mestiere, che è un paesello, e quindi nel paesello si cominciano a diffondere le voci, e quindi devo dire che quello fu poi un regalo di Valerio Attanasio, perché, insomma, da quello che ho capito, Valerio ha dovuto combattere, perché, insomma, si ricordava di me da Smetto Quando Voglio, perché è l'autore di Smetto Quando Voglio, la regia di Sidney. E per questa sua regia, insomma, magari cercavano un profilo che avesse più esperienza, più nome, invece lui lottò, e poi, grazie a quella cosa, il nome un pochettino, insomma, l'ha fatto quel film lì, che è stata, insomma, veramente l'esperienza con la I maiuscola, perché non è che ti capita tutti i giorni di fare un ruolo così, con quel coefficiente di difficoltà, vicino a Castellitto, piani sequenza, 5 5 minuti, lui che ti cambiava le scene in continuazione per tenerti. Non so che è successo, in Ok, pausa, perché eccoci, comunque no, avevo non chiuso ti con una preoccupare un bella attimo, roba. ok. No, anche perché guarda, io Sì, reputo era onestamente scomparso. Sergio Castellitto uno dei migliori attori italiani che abbiamo in questo momento, quindi credo che sia stata una soddisfazione immensa. Sì, devo dire di sì, devo dire di sì. Dopodiché, insomma, tu hai detto che Il Tuttofare è stato uno dei film che ha un po' segnato e avviato la tua carriera lavorativa, ma io mi permetterei anche di dire Smetto Quando Voglio, perché è stato, secondo me, anche quello, No, quello, quella ecco, trilogia. diciamo, guarda, quello, scusami se ti interrompo, ecco, le No, due cose prego. sono legate, non solo perché Valerio mi ha, cioè, ripreso da Smetto, ma anche perché Smetto è il motivo per il quale la gente mi ferma per strada. Poi qualcuno ha visto altre cose, alcuni hanno visto School of Mafia, qualcuno ti riconosce da Luna Park di Netflix, ma la cosa più, cioè, diciamo che il film, quello per cui la gente dice: ma dove t'ho visto? E Smetto Quando Voglio, e in quattro pose, che sarebbero 4 giorni lavorativi, e in tutto credo 5-6 scene, se non ricordo male, non è facilissimo avere la possibilità di lasciare un segno. In quel caso, insomma, sia Assolutamente. Sidney che Valerio hanno fatto in modo che questo accadesse, ed è stata, insomma, l'inizio. Dopo Max Bruno c'è stato subito quello, ed è stato cominciare, insomma, dalla porta principale, perché poi è l'unico cult che io ricordo, insieme a Perfetti Sconosciuti e pochi altri film, io mi ricordo, così cult come Smetto Quando Voglio, e siano rimasti così almeno nell'immaginario collettivo. Quindi è una bella roba. Vedo che c'è Alberto Paradossi, non so se si è dato, però Oh. Eccoci.
quando arrivano i miei colleghi che stimo, quindi se c'è ancora Alberto gli mando un saluto. Assolutamente, un grande saluto anche da parte del local cheater, il mio personale, Alberto Paradossi. Quando è che ti sei reso conto, che smetto quando voglio, che hai detto ho fatto parte di un qualcosa che rimarrà comunque, per quanto riguarda la filmografia di quel tipo lì? Guarda, Cioè, sputtare non si dovrebbero dire queste cose, sì, si frega, tanto tanto la vita è breve. stiamo tra di Allora, noi, che c'è fuori? sì, insomma, no, allora, successe che, allora, l'ho capito in tre momenti. Il primo è quando mi hanno chiesto di andare, dice, guarda, non abbiamo più macchine, vieni con la tua sul set perché stiamo rovinati. E io lì mi sono detto, ma io perché sto facendo questa cosa? Perché veramente avevo la sensazione che si stesse facendo qualcosa di importante. Cioè, proprio sai quando hai, senti che c'è qualcosa nell'aria. Sentivo tutti Assolutamente. questi attori che si stavano giocando qualcosa di importante, perché poi effettivamente Smetto è stato il trampolino per una classe di attori che rimarrà per sempre, credo, nell'immaginario collettivo. E poi, quando sono andato a vedere la proiezione in uno schermetto con quella color, perché io quando ho visto quella color ho detto, ma cioè, sono uscito che mi sembrava di essere fatto whisky sour, quindi ho detto che succede? E lì ho detto, cazzo, beh, ma se questi hanno sto coraggio. E poi vabbè, quando poi ho visto il film in una sala che tutto insieme esplodeva su tutte le battute, su tutto quanto quello che accadeva, e ricordo anche proprio delle cose. Sfrutto anche l'occasione per dire che per me aver condiviso un film con quello che ritengo uno dei più grandi talenti espressi del cinema italiano, cioè Picchio di Rienzo, è chiaro che Assolutamente. cioè, c'erano delle scene dove tu sentivi che si stavano toccando delle vette veramente alte. Stefano Fresi che quando Edoardo Leo prende la pausa dice ce l'avete uno smoking? Sì, no, non mi sta, non mi sta. Lui faceva questa cosa con un tempo incredibile perché era fatto in quel momento e tu dicevi, cazzo, ma questa roba io la vedo in un film e dico è geniale, la vedo in un film americano, mi ricapita dopo 2 anni di rivederla una roba così. E tu le vedevi tutte concentrate con questa classe di attori così. Tutti che avevano voglia, appunto, che arrivavano con le macchine loro pur di farlo, e ho avuto proprio la sensazione che stessimo facendo qualcosa di grosso, che poi è stato Smetto quando voglio, che rimane, secondo me, l'unico cult italiano degno di questo nome degli ultimi anni. Ma devo dare parole di bocca, hai definito in maniera perfetta e concisa quello che è stato per me e per molti Smetto quando voglio, ma poi passando anche a una serialità, io tu prima hai detto mi fermano per strada per il Tuttofare, per Luna Park, Smetto quando voglio, io oserei dire insomma che sei stato anche molto, molto ben visto anche per quanto riguarda la serie Cops, sia la prima serie che la seconda, Certo, con Claudio Bisio però, e guarda, Pietro Sermonti. però non è uno scherzo, chi non ti conosce, io amo molto il trasformismo, se tu guardi un pochettino in questi 17 film con più ruoli più o meno piccoli, tante volte veramente non te ne accorgi che ci sono, perché io se posso cerco di cambiare, perché è proprio una cosa che piace a me, non è un discorso che mi viene chiesto, a volte mi viene chiesto, ma è proprio una cosa che piace a me. Guarda chi c'è, guarda chi è entrato. È entrato Stefano Fresi. Oh, ho appena citato Fresi, ti ho appena imitato. No, non mi sta sullo smoking e sei entrato. Manca a fare l'applauso. Pensa che a parte adesso vediamo Stefano Fresi. Stefano, c'è anche una delle tue controfigure che è Pietro Confreras, che è un nostro speaker radiofonico. Vabbè. Quindi c'è tutte e due parti. Dicevamo, per quanto riguarda Cops. No, che appunto la gente non mi riconosce perché è molto omosessuale, molto tinto e con la divisa e il cappello addosso. Guglielmo è un grandissimo, capito? Capito? Fa così, uno se lo sente dire da quello lì questa cosa. Ha capito come? Vabbè, dai, sì. Grazie. Vabbè. Comunque, la cosa è quella che quando cambi un pochettino tendono a confonderti, non è che ti riconoscono proprio subito. Certo. Per Pops è stata una grande cosa, ed è stata una grande cosa anche perché mi ha dato il senso che questo lavoro lo si può fare veramente in un ambiente protetto, che il divismo è una leggenda e che dei grandi attori si mettono a disposizione. Per me l'incontro in questo senso con Claudio Bisio è stato, e con Giulia Bevilacqua, Francesco Mandelli, Pietro Sermonti, è stato come quello con Stefano, appunto, sono incontri che mi raccontano che
che chi fa questo lavoro davvero, se si riconosce in una lingua comune, in un'intenzione comune, poi non ti fa pesare il fatto che fa 85 film l'anno, anzi, ti fa sentire parte di quella cosa e non ti fa sentire mai per un attimo meno. E questo è cruciale per un attore, essere in questo tipo di situazione ti dà quella protezione di cui hai bisogno, soprattutto in un momento così di confusione, dove non si capisce più chi è un bravo attore, chi non è bravo attore, cosa è buona recitazione, cosa non lo è. Avere dei capisaldi a cui tu puoi fare riferimento, mandargli un messaggio in un momento in cui magari sei più confuso, è un grande lusso che io ho e quindi sono molto grato in questo Anche senso. perché tu, comunque, per avere 31 anni, che ne hai 31, giusto? Per avere 31 anni, ma comunque hai fatto, guarda, ne hai fatta di roba, mo, parlando proprio così, Però pane pane e vino al vino, ma ne hai fatta di roba, quindi... E io ti non dico, è neanche... è una Sì. piccola critica che faccio a me stesso. Io sono arrivato molto tardi a un discorso che continuo a non amare, che è quello del rendere pubblico quello che io faccio, no? Cioè, per me il nostro è un lavoro e non è che un chirurgo torna a casa e rilascia quattro interviste, magari sarebbe più utile sentire il suo punto di vista che il mio, che dico stronzate e mi veste un brand, ecco, non so come spiegarmi. Io faccio parte ancora perché i miei genitori facevano parte del modo di pensare e perché ho avuto a che fare con artisti così, ma a parte gli scherzi, cioè, appunto, Stefano, parliamo di un jazzista da sogno, quindi parliamo di grandi attori, grandi musicisti, grandi artisti, grandi registi che si ritrovano nella condizione di poi di fare un salto, no? E non hanno più bisogno di parlarne di quel salto. Io, avendo pure fatto un sacco di roba, l'ho sempre fatto un po' con quel, sai, un po' di dire io vado e lo faccio come se stessi facendo il carpentiere. E invece questa cosa poi con il tempo ho capito che invece bisogna darsi. Cioè, bisogna mettersi in un certo senso in una posizione in cui allora ti prendi anche tutto addosso delle responsabilità di quello che dici, di quello che pensi. Purtroppo l'ho fatto troppo tardi, cioè adesso non conta più niente quello che dico, quello che penso cambia poco perché tutti dicono e pensano un po' troppo e quindi adesso sposti poco. Però ai tempi, insomma, come dici tu, ne ho fatta di roba e un pochettino passa in secondo piano. Perché io non voglio che si sappia, non so come dirti, cioè a me se c'è una cosa che mi fa schifo della mia professione è la parte da divi, mi fa orrore, mi ridisce, perché poi non è quella parte da divi di Vittorio Gassman che sta lì e passa tutta la serata insieme ad Aje Scarpelli, a Maccari e a scambiarsi idee e a mangiare, bere, a vedere film insieme alle donne nella sua saletta privata, poi abbandonare tutti, bere e andare con la macchina come racconta bene il Sorpasso o come racconta nella sua autobiografia Un grande avvenire dietro alle spalle. Non è questo essere divi, non è essere Mastroianni e comprarsi le scarpe o dichiarare quando è già Mastroianni io penso a dove andrò a cena quella sera. Non è più quel divismo là, è un divismo appunto da brand, da accettare una serie di cose, un pensiero vago, mai approfondito, dire una cosa e rivedere che tutto quello che hai detto è un trafiletto che viene quasi completamente cambiato. Ma questa roba qua è stato forse il mio errore di calcolo. Ero ancora in tempo per investire tutto su un ufficio stampa quando era il momento. Adesso facciamo un bellissimo lavoro con Andrea Smercante, ci divertiamo molto. È un amico, ma è perché è un amico che mi ci sono trovato, così come sono diventate amiche le mie agenti. Ma questa è la parte che più mi infastidisce e soprattutto è la parte che mi sembra insomma, più necessaria in questo momento, ma anche quella in cui un attore si esprime meno. Cioè, un attore dovrebbe essere bravo a fare l'attore, Certo. dovrebbe essere bravo a sfilare su un carpet o a farsi fare le fotografie o a indossare un brand di moda, dovrebbe essere bravo a fare Condivido, condivido. E poi ci spiegherai anche quanto non è facile sicuramente cercare di coniugare la carriera d'attore e la carriera da carriera. Sì, chiamiamola carriera, penso che tu lo faccia più per passione che per insomma sfondare in quel settore lì. Molti abbracci, vado, e tu lo sai. Lo volevo salutare Un perché grandissimo saluto a Stefano Fresi, è stato un piacere anche averti in diretta, insomma. un onore. E...
Per quanto riguarda invece la passione che tu ricopri, svolgendo il lavoro da attore, sì, da attore, da cantante e musicista con l'orchestraccia, insomma, non credo che sia facile coniugare le due cose. Ma io in mezzo ci metto anche la regia, la scrittura, perché quello è un altro problema, cioè quello è la depressione quando hai dei momenti di down profondi nella tua vita, allora ti reinvesti in una, come ti posso dire, in una sovrapproduzione artistica e ne fai più che puoi. La difficoltà nel coniugare è banalmente che i nostri sono mestieri difficili. Ed eccellere nei mestieri difficili non è semplice, è un'ovvietà quella che sto dicendo, e quindi fare tutto bene è molto complicato. Ritorniamo sul fatto che quando hai la fortuna di avere degli amici e dei maestri vicino è più facile. Cioè, questo voglio anche dirti. Quando Luca Angeletti mi ha portato dentro l'orchestraccia e mi sono ritrovato vicino a Marco Conini, che è comunque uno che la musica l'ha vista davvero, cioè si è fatto Sanremo, non è che voglio dire, non è che parliamo di uno che non sa cos'è. Tu cominci a capire un po' come si sta più su un palco da frontman, poi non avendo più lo strumento, perché ero abituato ad avere sempre lo strumento in mano, e invece ti stacchi e sei da solo sul palco col microfono. Che succede? Come cambia? Queste sono cose che se hai della gente capace vicino ti sono più facili, e questa è la difficoltà nel coniugare in realtà. Poi, secondo me, come è per gli americani, che non si fanno tutti questi problemi e fanno anche troppo, secondo me, ma fanno tutto. Se tu vedi adesso, io non ho visto, non voglio manco nominare quella cosa perché sto aspettando stanotte, ho già tutto fatto, il mio cocktail per vedermi l'ultima di Better Call Saul. Quello che ti voglio dire è, lì tu vedi che Walter White, quindi Bryan Cranston, ha diretto. Non so se uno o due episodi. Giancarlo Esposito dirige degli episodi. Ria, che fa Kim, produce e dirige gli episodi. C'è un'idea di essere artisti a 360 gradi che a noi un poco manca, ma lo dico senza critica, non sono un particolare esterofilo, però su questa cosa secondo me loro sono un po' più aperti, ecco, non è che se fai l'attore e il regista, da noi l'attore che passa a fare la regia, se non è Sergio Castellitto o Edoardo Leo, sei, non so, te ne dicono. Forse anche ha ragione, però nel senso, non è che abbiano sempre tutti i torti, certi film degli attori sarebbero anche evitabili, è meglio lasciarli fare i registi. Però ecco, se uno c'ha un fuoco sacro e lo sente, non vedo perché non ci debba provare. Il teatro quanto influisce nel tuo percorso lavorativo? Teatro è cruciale, e un attore che non fa teatro a me fa paura, ma io questo lo dico senza criticare, oramai è diffusissima. È uno dei motivi per i quali, per esempio, sopporto gli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti c'è una divisione molto netta tra l'attore cinematografico e l'attore teatrale, tranne bellissime, bellissime eccezioni. Devo però dire che quando, insomma, un attore va lì su, impara, senza nulla togliere al set cinematografico, dove si impara tanto, ma su 30 repliche, 60, 90 repliche, dove tu ti metti condizione di cambiare tutte le sere qualcosa, di migliorare, di capire un equilibrio diverso a cosa porta, insomma, cresce. Non è che cresce a arrivare a un segno, dire tre fregnacce, andarsene a casa dopo essersi svegliata alle 5 del mattino, perché alle 7 del mattino troppo bene non recitavi bene, alle 21 facendo tutto di fila, come si fa a teatro, sotto le luci, con un pubblico che risponde, e se non risponde o se tu non devi ascoltare le sue risposte, è ancora un coefficiente di difficoltà più alto. Il teatro è la vita dell'attore. Poi si può scegliere di non farlo per altre motivazioni collaterali. Io sinceramente, dopo aver fatto quello che mi sembrava il meglio del meglio del meglio, cioè Romeo e Giulietta al Globo con Gigi Proietti, avendo realizzato praticamente tutta la mia vita in una botta sola, perché fai Shakespeare al Globe Theater con 1200 per il primo anno abbiamo chiuso con 1200 persone a sera, fu un'annata da record, con il tuo mito di sempre, con l'attore secondo me più straordinario della storia della nostra recitazione a mani basse. Anche se non gliel'hanno fatto dimostrare quanto avrebbe dovuto, ma insomma, tu